È sempre un momento di particolare emozione essere qui tutti insieme ancora una volta nella nostra piazza, che mai come in queste occasioni la sentiamo davvero una parte della nostra vita, una parte di ciò che significhiamo, di ciò che rappresentiamo, di ciò che siamo stati, di ciò che siamo e di ciò che dopo di noi ci succederà. Ecco perché non è mai un momento banale, non è mai un momento in cui non ci riconosciamo, ma tutti noi qui dentro, tutti noi senesi, ci riconosciamo, siamo capaci di vedere quello che siamo stati davvero e quello che saremo sempre nel nostro futuro. Oggi è un momento di un importante riconoscimento del premio del Masgalano alla contrada del Val di Montone, che ha meritato questo premio e che è arrivata prima davanti a tutte le altre. Ma questi momenti di comunione comune sono anche necessariamente momenti in cui tutti noi non possiamo che pensare a quello che abbiamo passato nei recenti 2 anni che ci hanno visto senza la nostra festa, che non è folklore, è l'essenza stessa della nostra città. E questa cerimonia che sigilla l'annata pagliesca del 2022 non può non avere un significato particolare, che è quella della ripresa, non della perdita delle nostre tradizioni che sono impossibili, ma della ripresa del nostro modo di vivere, un nostro modo di vivere che abbiamo coltivato nei secoli e che nessuno ci potrà mai togliere. Ecco perché tutti noi, ed anche il sottoscritto, siamo così orgogliosi di essere insieme stasera per onorare chi ha vinto il Masgalano. Grazie. Lascio la parola al principe delle ferie matricolarum, che ha confezionato e donato il Masgalano. Buonasera a tutti, è nuovamente un'emozione essere davanti al popolo di tutte le 17 contrade, perché per me è veramente qualcosa che mi porterò dietro sempre, un ricordo che rimarrà impresso, come questo Masgalano, perché abbiamo voluto dare la nostra identità e far capire cosa noi realmente siamo per questa città. Sono contento di essere qui, vedere nuovamente le 17 consorelle festeggiare con i propri colori, andare a giro per queste strade, e sono veramente orgoglioso che ci sia stata una contrada che si sia distinta per la propria eleganza in una delle manifestazioni più importanti per questa città. Ringrazio veramente tutti quelli che hanno potuto rendermi partecipe di questo omaggio, il Comune di Siena, ma anche tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzarlo. Grazie davvero e buona serata a tutti. La parola all'artista che ha realizzato il Masgalano, il maestro Dante Mortè. Buonasera a tutti. Io vengo da Roma e da artigiano e da italiano vi devo ringraziare, perché siete veramente tutti quanti un grandissimo esempio per il nostro paese. Io mi sono trovato in questa storia grazie ai principi che si sono succeduti e mi hanno dato questo incarico. Li devo ringraziare perché
se l'amore è conoscenza, loro mi hanno dato appunto la conoscenza della vostra storia, che io voglio condividere da qui al resto della mia vita e anche della mia famiglia nel futuro. Veramente sono orgoglioso da artigiano e da italiano, perché siete un esempio non solo per voi stessi, per Siena, ma per tutto il paese, per tutta l'Italia. Quindi grazie a tutti, grazie a Siena e grazie sempre al Palio. Grazie. Bene. Ringrazio chi è intervenuto prima di me, le due persone che sono intervenute prima di me. Invito gli studenti, i professori, il dirigente scolastico, i proprietari dei cavalli a salire sul palco per le premiazioni. La consegna è per il proprietario di Zio Frac, Enrico Bruschelli e Luciano Baccelli. Complimenti. Enrico Bruschelli, proprietario del Barbero Vittorioso, Zio Frac, a ricordo della carriera del 2 luglio 2022, vinta dalla Contrada del Drago, Siena, 17 settembre 2022. Procediamo ora a consegnare la pergamena e il bandierino al proprietario di Violenta da Clodia, Mr. Theodore William Thomas Westerman. Grazie mille. Complimenti. Theodore William Thomas Westerman, proprietario del Barbero Vittorioso, Violenta da Clodia, a ricordo della carriera del 17 agosto 2022, vinta dalla Contrada del Leocorno. Consegniamo ora i doni del Comune agli allievi del liceo artistico Duccio di Boninsegna. Un particolare ringraziamento ad Angela Pollai, che ha realizzato il bandierino per il cavallo vincitore del Palio del 2 luglio 2022, Zio Frac, di proprietà Enrico Bruschelli. Edoardo Di Prisco ha realizzato il bandierino per il cavallo vincitore del Palio del 17 agosto 2022, Violenta da Clodia, di proprietà di Mr. Theodore William Thomas Westerman. Greta Marchini, che ha realizzato la pergamena per il cavallo vincitore del Palio del 2 luglio. Esther Pracchia ha realizzato la pergamena per il cavallo vincitore del Palio del 17 agosto. Giulia Buracchi, che ha realizzato la pergamena del Masgalano. Prendiamo ora il professor Pala e la professoressa Leonini. Sono i due professori che hanno seguito il lavoro degli studenti, che hanno ben figurato. Grazie. Masgalano alla Contrada di Val di Montone, distintasi nel campo per i pali 2022, per la prestanza dei figuranti, l'abilità degli alfieri e tamburino e il disciplinato comportamento dell'intera comparsa. Il Comune assegna il Masgalano offerto dall'Associazione Culturale Ferie Matricularum di Siena.
Siena, 17 settembre 2022. Sì, in questo momento il mascherano viene completato dall'artista inserendo il barbero della contrada vincitrice, cioè il barbero della contrada del Val di Montone. Priore del Val di Montone. Grazie. Grazie signor Sindaco. Buonasera. È con grande gioia, orgoglio che la contrada di Val di Montone accoglie il premio per la vittoria del Mascherano 2022. E devo dire che è una grande emozione ritrovarsi in questa piazza davanti ai paggi delle Consorelle, perché appunto sono passati 2 anni, questo quindi c'è diciamo un valore aggiunto in questa edizione, perché appunto ripartiamo dopo 2 anni in cui abbiamo sofferto per una mancanza della nostra liturgia, dei nostri riti, dei nostri ritmi, delle nostre tradizioni così importanti per la nostra festa. Allora vi dicevo che è un grandissimo vanto per tutto il popolo della contrada di Val di Montone ricevere questo premio che aspettavamo da lunghissimo tempo, da 63 anni, quindi un tempo interminabile, ci sembrava un sogno, veramente un traguardo chimerico, e invece, come dico spesso, ce l'abbiamo fatta, finalmente. E questo grazie alla maestria degli alfieri, grazie allo stile, alla bravura del tamburino, grazie all'eleganza, alla bellezza, alla prestanza di ogni figurante, di 2 comparse, quella di luglio e quella di agosto, che sono state veramente impeccabili, 2 comparse direi di giovani, di giovanissimi, che hanno veramente reso protagonista il Montone e hanno dato un grande lustro alla nostra contrada, di cui sono assolutamente fiera come priore. Bene, però dietro a tutto questo, dietro a questo risultato, a questo riconoscimento, c'è ben altro, perché non è soltanto appunto un momento, non è soltanto la sorte che porta a questo riconoscimento, ma è un lavoro direi continuo, un lavoro di squadra, e quindi di chi? Delle persone che si occupano appunto delle monture tutto l'anno, delle persone che curano la vestizione dei monturati, delle persone che curano i tamburi, le bandiere, ma soprattutto dei maestri alfieri e tamburini della scuola alfieri e tamburini, che allenano i nostri ragazzi, che tramandano i nostri sapori e la nostra arte. Quindi dietro a tutto questo che cosa c'è? C'è la cultura di contrada, c'è l'etica della contrada, ci sono i nostri valori che fanno superare tutte le difficoltà, e quindi che i nostri valori che sono la caratteristica della nostra comunità. Bene, io devo ringraziare per questo premio, questa opera veramente originale, destrosa, appunto l'Associazione Culturale Ferie Matricolarum, il principe Michele Urbini, che appunto ha offerto il Mascherano, e l'artista cisellatore Tante Mortè, che con grande creatività estro appunto ha creato dalle sue mani un'opera originale che noi sicuramente con grande amore, con grande cura conserveremo nel nostro patrimonio artistico e nel nostro museo. Bene, quindi è un grande onore, e io idealmente ho qui davanti accanto a me tutto il popolo
del Val di Montone, e tutti anche le altre persone, cioè gli economi, ex economi, ex alfieri, ex tamburini, che in questi anni hanno sofferto per non essere riusciti, pur mettendo tutto l'impegno e tutta la passione, ad arrivare a questo riconoscimento. Ma è stato un percorso di piccoli passi, soltanto con una grande perseveranza, con un grande sacrificio e con una grande dedizione ci siamo arrivati, e ci siamo arrivati tutti insieme. Io di questo appunto sono orgogliosa e fierissima. Bene, idealmente vi accanto tutto il popolo del Montone, che ovviamente con questa vittoria, diciamo, si auspica anche altre vittorie e più alti traguardi. Viva Siena, viva il Montone! Siamo arrivati alla conclusione della consegna del Masgalano, che idealmente, da un punto di vista della nostra festa, è il momento finale per quanto riguarda l'annata pagliesca 2022, ma sono sicuro che ci ritroveremo ancora tutti insieme a sperare, a preoccuparci, a godere, a ridere, a prenderci in giro, qualche volta a darci anche un paio di schiaffi, ma tutti insieme in questa piazza che ha il sapore di una festa prima e dopo lo spettacolo, ed è sempre uno spettacolo. Grazie a tutti voi e buona vita a tutti.